Vorrei capire insieme a voi, Giancarlo e Carlo, fare un po' il punto dei metalli industriali, nel senso che l'industria in generale, insomma, la ripresa industriale è una delle parti più importanti, insomma, che dovranno contribuire alla ripresa generale dell'economia globale e ovviamente se si parla di industria si parla di diversi metalli, di diverse materie prime e anche sottoprodotti, quindi ovviamente abbiamo il rame in primo piano, dato che la rivoluzione energetica passa anche e soprattutto dal rame. Abbiamo l'argento utilizzato sia come metallo prezioso sia come metallo industriale e poi anche tutti gli altri, insomma, cito il platino che so che sta attraversando, chiedo scusa, un periodo abbastanza importante, insomma, anche Giancarlo, un tuo collaboratore Enrico J indica nel platino un asset, insomma, importante per il 2021 e poi c'è anche il palladio, la cui richiesta è sempre molto ampia e non sempre riesce a stare dietro, appunto, non sempre l'offerta riesce a stare dietro alla domanda. Ti chiedo quindi sul fronte dei metalli industriali, quale può essere magari il metallo del 2021, insomma, il metallo chiave del 2021, ovviamente il motivo e così, insomma, in modo tale da cercare di approfondire anche questo tema, sicuramente non di secondo piano, anche da questo punto di vista. L'argento è una delle mie commodity preferite da un paio d'anni e finalmente l'anno scorso, insomma, si è posizionato ormai stabilmente sopra i 20 dollari per oncia. La domanda di argento è vista in aumento ancora, almeno fino al 2023. Sappiamo che viene utilizzato nell'industria automobilistica per le apparecchiature di comfort e di sicurezza delle auto, anche per fabbricare gli smartphone, e questo è un elemento molto importante perché, insomma, sono due temi di spicco dell'economia attuale: auto elettriche e insomma anche l'altro settore che ho citato. Però parlavi del platino, che concordo possa essere molto interessante. Il platino era stato totalmente abbandonato. Ricordiamo che fino al 2011 il platino era sempre a premio rispetto all'oro, ogni volta che ci si avvicinava alla parità lo spread si allargava di nuovo. Poi dal 2011 strutturalmente le cose sono cambiate, il platino è andato sempre più giù con un oro che invece si apprezzava. Intanto sto mostrando, scusa se interrompo 5 secondi, ma sto mostrando, lo dico agli amici a casa, il grafico settimanale del platino. Prego Giancarlo. E riguardo al platino, proprio nelle ultime settimane sono usciti alcuni report che fanno capire che la domanda potrebbe essere superiore all'offerta nei prossimi mesi. Il platino è stato reintrodotto per la fabbricazione di alcuni componenti, proprio per le auto elettriche. Prima con il platino si facevano soprattutto le marmitte catalitiche per i motori diesel. Poi, da quando ci sono stati un po' di scandali, quello delle centraline di Volkswagen, ma non Eh sì. solo. Il diesel è stato messo un po' al bando, verrà probabilmente accantonato nei prossimi anni, e quindi naturalmente tutto questo è andato a svantaggio della domanda di platino, che però in questo momento è in forte aumento, anche perché i prezzi sono convenienti. E allora, anche se va trattato un po' di più rispetto, per esempio, al palladio, viene preferito in questo momento perché ci sono 1.800 dollari di spread circa, insomma 1.700 dollari di spread fra palladio e platino, e quindi, insomma, è assolutamente conveniente utilizzare il platino con una maggiore lavorazione, ma si è trovato un nuovo impiego per questo metallo. Quindi, se devo fare una classifica, direi platino e argento a pari merito, perché sono due commodity che mi piacciono molto. Ovviamente tutto questo dipenderà anche dal comportamento del mercato in generale. Dobbiamo sempre buttare un occhio alle borse americane, perché in realtà l'argento è molto correlato anche al mercato dell'equity, soprattutto a quello dell'innovazione, del fintech, e invece il rame, che è già cresciuto molto, ritengo che possa essere ancora un must, perché ci sono tante infrastrutture da fare e la Cina continua a spingere sull'acceleratore. È stato l'unico gigante economico ad andare in positivo a livello di PIL per
per il 2020, contrariamente a quanto hanno fatto tutti gli altri, riscontrando numeri negativi E al rame e. piace questo elemento, per citare un'espressione molto social, diciamo così. Certo. Quindi anche per il rame probabilmente nuovi massimi relativi nel 2011. 2021. Per quanto riguarda i prezzi, concludo, Sì. l'area 1015-1000 per il platino potrebbe essere un livello d'ingresso per andare a prendere un long. Per quanto riguarda l'argento, non dimentichiamoci che c'è un doppio minimo molto importante, settembre, fine novembre. Area 22 dollari per oncia, se dovesse essere ritestato, sarà sicuramente un livello chiave da monitorare. Abbiamo dunque la classifica, diciamo così, di Giancarlo. Poi, a proposito di classifica, Giancarlo, verso la fine sono troppo curioso di avere da te una piccola retroscena che non c'entra nulla, ma con ordine, andiamo con ordine. Carlo, vengo da te per chiedere a questo punto la tua classifica personale, insomma, per quanto concerne i metalli industriali. Abbiamo parlato di platino, di argento e di rame, più o meno sei allineato, insomma, con la view di Giancarlo. Sì, sostanzialmente siamo in linea con la stessa view. Del resto anche il platino, quasi tutti i nostri collegamenti, avevo sempre citato il platino sarà il nuovo oro Confermo. del 2021, quindi l'abbiamo già detto tante volte. Questo anche proprio perché la domanda è stata, tra virgolette, diversificata, nel senso che non viene più utilizzato esclusivamente diciamo, nel settore automobilistico. Le marmitte catalitiche delle automobili con ciclo diesel, però anzi verrà utilizzato in nuove celle a combustibile nei nuovi settori diciamo, di energia rinnovabile. Questo ha dato vita e sta dando vita a una nuova, diciamo, a una nuova domanda per quanto riguarda il platino, che poi sono mercati estremamente, platino e palladio sono mercati estremamente piccoli, quindi facilmente anche manipolabili, sono in mano praticamente quasi del tutto alla Russia, alla Norilsk Nickel russa, e quindi anche in questo settore passiamo poi da un deficit del palladio a un surplus del platino, quindi sono due mercati anche abbastanza contrapposti. In aggiunta, diciamo, a questi tre, platino, palladio, o meglio ancora quattro, comunque platino, palladio, argento e rame, naturalmente utilizzati sostanzialmente quasi tutti in settori industriali, naturalmente meno conosciuti ma ugualmente contrattati. Naturalmente abbiamo il piombo, lo zinco come mercati da osservare. Altri mercati anche meno conosciuti, sempre dei metalli preziosi, rodio, iridio, rutenio, tutto questo proprio nel settore, diciamo, dello sviluppo dell'energia green, del settore green, della fascia green, diciamo, della nostra vita. Questo tendenzialmente perché probabilmente se Biden riuscirà, insomma, a portare avanti la sua politica e le sue politiche, non soltanto sue, ma diciamo determinate anche da degli accordi internazionali, chiaramente, questo farà sì che ci sia un aumento del consumo di queste materie. Qui una piccolissima informazione che avevo anche dato nella chat di Telegram mia. La Cina, diciamo, sta facendo in qualche modo un po' un doppio gioco, diciamo così, senza voler approfondire il tutto. È vero che si sta facendo la svolta green, però intanto le estrazioni minerarie di carbone proprio lo scorso 2020 hanno raggiunto i massimi, e quindi diciamo che la decarbonizzazione proprio materiale di questo elemento qui, proprio in Cina, diciamo, viene un po' meno, ecco. Per fare un esempio, dato che è stato citato più volte il rame, segnalo agli amici a casa che a oggi, nel 2021, ha guadagnato il 3,8%, mentre a livello degli ultimi annuali, cioè nel senso che negli ultimi 12 mesi ha guadagnato quasi il 43% il prezzo del rame, che adesso gira attorno ai 3,60-3,65 dollari per libra. Allora, siamo verso la conclusione, e vi ringrazio anche perché avete dedicato, diciamo, più tempo del solito a questo approfondimento.
Prima però, come dicevo, vorrei un piccolo aneddoto retroscena da Giancarlo. Carlo, io non so se lo sai, ma il nostro Giancarlo è, anzi, premessa, tra qualche giorno saranno 2 mesi dalla morte di Diego Armando Maradona. Peraltro, ultimamente il suo nome sta tornando a essere virale sui social perché, non so se lo sapete, ma l'ex moglie, Claudia Villafane, ha vinto Masterchef Argentina, proprio notizie di questi ultimi giorni, e quindi si torna a parlare di Diego, dedico la vittoria a Diego, eccetera, eccetera. Giancarlo, credo in un momento di chiacchiera telefonica, insomma, aspettando la diretta, quindi fuori dagli schermi, mi ha rivelato che, insomma, ha un passato energico dal punto di vista come tifoso del Napoli, insomma, nel senso che la Curva B, cantata anche da Lino D'Angelo, una famosa canzone anni 80, è stata un po' casa sua per tanti anni, insomma, quando era un po' più giovane. Giancarlo, io non resisto, vorrei chiederti uno o un paio di, insomma, aneddoti, di ricordi che hai legato a quel periodo, perché sono certo che, insomma, erano momenti probabilmente irripetibili, insomma, per la città, per i tifosi, appunto, per la squadra in generale, e probabilmente anche per te. Quindi, insomma, ti chiedo di uscire completamente dal tema delle materie prime per darci qualche chicca. Ti prego, Giancarlo. Sì, un aneddoto che mi viene in mente riguarda forse uno dei più bei gol di Maradona fatti a Napoli, al San Paolo. Era una giornata di pioggia, era un Napoli-Juventus, ed è la famosa punizione a due in area, passaggio di Pecci. Maradona da 8 metri, 9 metri, insomma, riesce a scavalcare la barriera e beffa Tacconi, che era il portiere della Juventus, Sì. in quell'occasione. Ebbene, in quell'occasione mi ritrovai 4-5 gradini più giù rispetto alla mia postazione in curva, perché, insomma, effettivamente fummo tutti sbalzati. E poi Fantastico. un altro aneddoto è il primo scudetto del Napoli: lo stadio completamente azzurro, pieno di bandiere, si andò tutti a piedi allo stadio, quindi, insomma, anche il pre-partita fu incredibile in quel Napoli-Fiorentina. Bei ricordi, anni stupendi, effettivamente credo irripetibili, perché in ogni caso il calcio era più genuino. Oggi è un'industria, ci sono interessi diversi ed è molto cambiato anche da parte dei calciatori stessi. C'è una situazione completamente diversa. Oggi comandano molti procuratori. Quindi, insomma, bisognerebbe aprire un discorso più lungo, però questi due aneddoti, soprattutto quello della punizione che poi diede la vittoria 1-0 al Napoli in quell'occasione, in cui ci si ritrovò tutti insieme, bei tempi perché c'era il pubblico allo stadio, Eh insomma, sì. e oggi non c'è. Quindi speriamo, e questo è il mio auspicio, che si possa ritornare non solo negli stadi, ma anche negli altri momenti di comunanza e di vicinanza, perché quello serve molto anche ai ragazzi, soprattutto ai giovani, e ne stanno soffrendo molto. Speriamo di poter tornare molto presto alla normalità. Questo è il mio augurio. Non vorrei fare un ragionamento banale, però vincere, peraltro, tu hai citato il primo scudetto del Napoli, vincere migliora in qualche modo l'atteggiamento magari di tifosi e non solo nei confronti dello sport. Perché dico questo? Perché l'anno successivo vinse lo scudetto il Milan e ci fu quella famosa partita Napoli-Milan 2-3. Col Milan che, insomma, vinse, mi pare, in rimonta, doppietta di Virdis e gol di Van Basten, se non ricordo male. Per il Napoli segnarono, credo, Careca e non Maradona, ma un altro, adesso non mi viene in mente, vi chiedo scusa. Ma tutto questo per dire che alla fine di quella partita ci fu l'applauso del Sì, San Paolo nei è confronti di vero. un Milan allenato da Arrigo Sacchi, che mostrò un gran bel gioco. E questa cosa qui, nel corso poi degli anni, si è visto sempre meno, nel senso, forse oggi gli stadi sono chiusi, ma è molto raro, soprattutto in Italia, vedere uno stadio che applaude una squadra avversaria che ha non un giocatore che fa un gol particolare, ma proprio una squadra nel complesso per aver fatto una gran partita. E questo avvenne l'anno successivo, insomma, il Napoli era lì che lottava per lo scudetto. Credo che, insomma, fu una sorpresa per molti, non perché Napoli non è in grado di fare queste cose, assolutamente, ma proprio perché non si era abituati a reazioni di questo tipo. Eri allo stadio anche in quella partita, Giancarlo?
Ero allo stadio anche quella partita e fu effettivamente un applauso lunghissimo, una standing ovation per il Milan a cui si riconobbe la vittoria con grande sportività. Ma vedi, al di là dei luoghi comuni, il pubblico di Napoli è sempre stato molto sportivo e ha sempre saputo riconoscere una superiorità degli avversari. È chiaro che oggi viene tutto enfatizzato al contrario. E molto spesso dispiace vedere intere trasmissioni televisive basate sull'insulto di Insigne all'arbitro piuttosto che invece di andare a vedere, insomma, i momenti positivi del calcio che fortunatamente ci sono ancora. Quindi, insomma, da appassionato e anche da tifoso posso dire che resta il gioco più bello del mondo, lo sport più bello del mondo. Quindi, ripeto ancora una volta, l'augurio è che non solo nel calcio, ma anche in tutti gli altri settori si possa ritornare ad una normalità che oggi abbiamo perso e ci manca molto. Carlo, chiudo con te, non so tu quanto sia tifoso in generale del pallone, magari non lo segui Un per po' nulla, meno, insomma. diciamo che è un po' un settore un po' dove non sono proprio molto ferrato, dico la verità, Ok, onesto. allora niente, insomma, ti chiedo scusa Vi per questo. chiedo se non mi fate domande perché proprio non Va è un bene, va bene. settore che. Va bene, va bene. No, anzi, ti chiedo scusa, anzi, quindi per averti tenuto un po' di più No, no, è per. sempre un piacere, ci mancherebbe, anzi, non dobbiamo soltanto. La vita è fatta da tantissime altre cose, anzi, non soltanto dai grafici, ma anzi da tutti questi aneddoti che fa sempre piacere anche fare una chiacchierata così, insomma, uscire un attimo dal contesto. Del contesto dei mercati, insomma, proprio perché siamo esseri umani. Non è vero che in qualche modo siamo avulsi dalla realtà, anzi, siamo immersi chiaramente in tutto questo settore qui. Assolutamente, Carlo Vallotto, metallipreziosi.it e Giancarlo Dall'Aglio, commoditiestrading.it. Grazie davvero per essere stati in nostra compagnia, buon lavoro e a presto. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti quanti anche da parte mia. Ci fermiamo, piccolo break pubblicitario, a tra poco.